Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Se ne è parlato a lunghissimo, si sono rincorsi 1500 leak di date diverse. Finalmente ieri è uscita l'evoluzione a tema Icon. Oggi ci andiamo a vedere insieme quali sono i requisiti, qual è il costo, soprattutto qual è l'aumento statistico che si va a dare a determinate carte e ovviamente quali sono, secondo me, i giocatori più interessanti da andare ad evolvere. Come di consueto, per analizzare le evoluzioni vi ricordo foot.gg, che per me è il tool ideale. Siamo nella schermata dell'Icon Upgrade FC24 Evolution, una evoluzione che dura 20 giorni e che costa 200.000 crediti o 1.000 FC Points. Ci rientrano ovviamente carte icona con un overall massimo di 89, velocità massimo 86, tiro minimo 78, passaggio massimo 91, fisico massimo 87 e playstyle massimo 8. Per andare a guadagnare due playstyle nella loro versione base, ovvero il Tiki Taka e il First Touch. Poi andiamo a guadagnare un più 2 generale di overall, un più 3 di velocità, più 3 di passaggio, più 3 di fisico, più 4 di tiro, più 3 di dribbling e più 2 di difesa. Qui ci dice anche che i giocatori che possono rientrare all'interno di questa evoluzione in totale sono 26 ed è possibile andarli a vedere schiacciando su Eligible Players, sono appunto due pagine. Prima di vedere quelli che sono secondo me i giocatori migliori da andare ad evolvere, però ci tengo a fare due premesse. La prima è che onestamente all'interno di questa evoluzione io ci andrei a fare solo ed esclusivamente dei giocatori che magari abbiamo già trovato all'interno di SBC, non scambiabili eccetera, e che quindi sono nel nostro club. Non mi metterei a comprare delle icone che comunque hanno un costo che va dai 100 in su, più quello che è il costo della sfida, che sia esso in credito o in FC Points, perché arriviamo a, secondo me, un valore che attualmente non viene poi rispiegato in campo dalle prestazioni di queste carte. Secondo elemento fondamentale, questo è un consiglio, un pro tip, perché tanti di voi magari hanno trovato una di queste icone e poi l'hanno fatta diventare rossa con l'evoluzione del Foot Champions. Bene, ovviamente quella carta là non ve la fa più evolvere. Cosa dovete fare? Provate a scartare il giocatore e poi recuperarlo se avete recuperi, perché in teoria facendo così dovreste perdere lo status di evoluzione sulla carta e quindi riuscire a recuperarla e piazzarla dentro a questa sfida. Detto ciò, non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere i giocatori che secondo me al netto dei 26 totali sono i migliori da evolvere. Io ve ne ho selezionati 6. Il primo di cui vi parlo è Robin Van Persie, che nella sua versione 88 presenta comunque dei buoni attributi, perché è un 4-4, ha 84 di velocità, 91 di tiro, 84 di passaggio, 87 dribbling, 45 di difesa e 73 di fisico. E un playstyle plus, quello della calamita, il first touch, che non è male. Ha il tiro a giro argento, il pallonetto, il power shot, il tecnico, le giocate di classe e soprattutto la trivela. Quindi ha praticamente tutto quanto il repertorio che serve ad un attaccante per poter rendere al meglio. Difatti questa carta qui è andata bella che al cap a 140.000 crediti e va sniperato, perché è una delle più richieste, 1,87 m, è anche discretamente agile, 90 di reattività. Insomma, tutti quanti parametri che lo rendono un giocatore comunque utilizzabilissimo. E nella sua versione 90 andiamo ad ottenere un 87 di velocità, un 95 di tiro, 90 di dribbling, 87 di passaggio, tutti quanti attributi che contribuiscono a completare questo giocatore, che ripeto, la sua peculiarità è quella poi di avere quasi tutti i playstyle più interessanti, perché ha sia il tiro a giro che la trivela, il power shot, il tecnico, quindi per la corsa controllata top. Secondo me questo Van Persie, se vi serve un attaccante, può essere tranquillamente evolvibile. Un altro giocatore secondo me molto interessante è Michael Ballack nella sua versione 87, centrocampista chiaramente, che diventa un Gullit Gang con tutte le statistiche sopra l'80, e già nella sua versione 87 anche lui aveva degli ottimi playstyle, perché comunque è un giocatore di 1,88 e ha l'intercetto bianco, quindi vuol dire che sulle linee di passaggio dà molto fastidio, ha il power shot plus che anche qui molto utile, e poi ha delle stats interessanti per quanto riguarda il 78 di intercetto, il 73 di mentalità, 82 di forza e di aggressività, e il tutto aumenta ulteriormente ovviamente con questo upgrade dell'evoluzione. Guardate qui,
tutte le stats, vi dicevo, sopra l'80. Gli andiamo a dare anche due playstyle, soprattutto quello della calamita, del first touch, che torna comodo a centrocampo in ricezione dei driven pass. E questo qui è un giocatore che secondo me, utilizzato anche come CDC, può tranquillamente dire la sua. Così come un'altra carta molto interessante è quella di Gianfranco Zola, un giocatore che di solito ogni anno, sempre un po' bistrattato, visto che ha statistiche carine ma mai al top, però quest'anno gli ha messo il playstyle plus del tiro a giro, in più ha anche la trivella argento e il tecnico per la corsa controllata. 1,68 m, molto rapido palla al piede, agilissimo, certo non ha questa gran cavalcata perché è piccolino, quindi con gli speed boost non prende questa gran velocità, però finalizza discretamente bene e andandolo ad evolvere abbiamo un 88 di velocità, un 92 di tiro, un 88 di passaggio, 92 di dribbling. Paradossalmente questo potrebbe essere tranquillamente utilizzato anche come trequartista, anche poi per andare ad azionarne il tiro a giro che è caratteristica peculiare, oltre che da attaccante in un attacco a 2 o, vi dirò di più, anche da mezzala in un 4-3-2-1 un po' più offensivo. Quindi questa carta qui di Gianfranco Zola è un'altra sulla quale io mi andrei a spendere magari il jolly di questa evoluzione Icon. Così come altro giocatorino è Pavel Nedved, un altro che si vede molto poco ogni anno, che però a mio modestissimo parere è tremendamente sottovalutato, perché parliamo comunque di un esterno di quasi 1,80, dotato di un'ottima gamba. Ha il Power Shot Plus per quanto riguarda il playstyle, il rapido e anche la batteria dell'infaticabile, ma soprattutto 4 stelle skill e 5 di piede debole, che è una cosa che comunque, insomma, nelle versioni delle Icon base non si vede spessissimo. Certo, poi palla al piede non sarà sua agilità, nonostante abbia anche un ottimo 85 di reattività. Non sarà il giocatore più forte del mondo, però andandolo ad evolvere ci portiamo a casa comunque un simpatico esterno o un simpatico trequartista in un ruolo dove giocatori che partono proprio in quella posizione ci sono pochi, con 87 di velocità, 88 di tiro, 89 di passaggio, 90 di dribbling e 80 di fisico. Quindi anche Nedved potrebbe fare al caso vostro. Chiudiamo con altri due centrocampisti, entrambi molto utili, uno un po' più mezzala, ovvero Stevie G. Una carta che nella sua versione 88 ha il Power Shot Plus, il passaggio incisivo, il Pinged Pass, il Long Ball, il passaggio teso e la trivela. Carta che se n'è andata praticamente quasi al cap, perché questa evoluzione la revitalizza completamente, ha dei passaggi fuori di testa, statistiche difensive che con un'ancoretta, con un'ombra andiamo a boostare, anche perché abbiamo un ottimo 83 di aggressività. E questa è una carta che arriverebbe ad essere quasi un Gullit Gang, perché l'unica stazza sotto l'80 è il 77 di difesa, che però comunque con questo 76 di lettura e 76 di intercetto misto a uno stile d'intesa gli dà una gran mano per poter essere anche protagonista a centrocampo, anche se, ripeto, questa è più una mezzala da giocare a 3 o anche magari in un rombetto, quindi un giocatore che deve essere sgravato da compiti eccessivamente difensivi. Ultimo giocatore sul quale mi voglio andare a soffermare è Bastian Schweinsteiger, un altro giocatore che per poco non raggiunge la soglia del Gullit Gang. Nella sua versione 88 presenta già degli ottimi playstyle, essendo un giocatore di 1,83 dotato di Long Ball Plus, il Power Shot, la batteria a sottopressione e l'intercetto che è fondamentale. Ottime le statistiche difensive, bene l'aggressività, bene i passaggi, ovviamente pecca leggermente in agilità essendo pesante come giocatore a livello di body type, però ha un ottimo 90 di reattività. Andandolo ad evolvere ci portiamo a casa un giocatore con 79 di velocità, 87 di tiro, 89 di passaggio, 86 di dribbling, 85 di difesa e 86 di fisico, per una carta che è anche facilmente ibridabile, visto che può fare il centrocampista e l'esterno sinistro, e soprattutto ha anche come work rate, come rendimento, l'alto alto, quindi vuol dire che fa entrambe le fasi con la stessa intensità ed è perfetto. Questo può essere giocato soprattutto da mediano oltre che da CC, viste le sue spiccate dote difensive. Guardate qui, arriviamo ad 88 di intercetto, 85 di scivolata, 80 di contrasto in piedi, 83 di scivolata, 84 di mentalità difensiva, 83 di forza e 87 di aggressività. E questo 88 di forza combinato al 1,83 di altezza e combinato al playstyle dell'intercetto seppur bianco, secondo me lo rendono comunque una risorsa da non sottovalutare. Ragazzoni, anche per questo video è tutto. Come al solito, nei commenti fatemi sapere se avete voluto qualcuna di queste icone e se trovate interessante la sfida.
A me non resta altro che ricordarvi che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola da mattina fino a primo pomeriggio e io vi auguro una buona giornata, un saluto ai vostri Liberoschi e a presto. Ciao.